I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Sinceramente, quando ho visto che ero in ballottaggio con Gaia, che comunque è fortissima, lì ho capito che forse il mio percorso sarebbe terminato. Infatti è andata proprio così. Nel momento dell'eliminazione ero un po' giù, ma per il fatto di non poter fare l'inedito su quel palco lì, perché comunque sarebbe stato davvero un onore poter cantare il mio inedito lì sopra, anche se bene o male dalla prima puntata che scrivo, cioè che faccio quello che voglio, diciamo, quindi mi sento fortunato per questo. X Factor sicuramente mi ha insegnato a non mollare mai, anche quando pensi che di non potercela fare, e sicuramente mi ha dato tanto a livello di crescita, ma anche a livello caratteriale, personale, oltre che a livello artistico. Comunque mi ha insegnato davvero, davvero tanto. Beh, la cosa che mi mancherà di più sicuramente è appunto il fatto di lavorare con professionisti, di avere un Luca Tommasini che ti aiuta nelle coreografie, comunque avere un palco del genere a tua disposizione, cioè comunque è una cosa che non capita tutti i giorni. Hai un ritmo da tenere che non è un ritmo normale, io stesso non pensavo di farcela, e invece poi ti trovi nella situazione e allora dici: o mi rimbocco le maniche o vado a casa. Il fatto di sentire il pubblico che grida il tuo nome penso sia una delle tante cose che non mi dimenticherò mai di X Factor, perché proprio dava una carica incredibile. Il mio rapporto con Arisa non è un rapporto normale, ovvero non è un rapporto tra concorrente e giudice, ma molto di più. Per me è stata, tra virgolette, una mamma, nel senso che mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre supportato in ogni cosa, non mi trovava mai da dire. Questa cosa qua mi rendo orgoglioso davvero. Sicuramente con i Soul System c'è un rapporto davvero di fratellanza incredibile, è nata davvero un'amicizia profonda, e quindi sono contento di aver legato con loro. White Niggas sempre. Raga, mi raccomando, sempre con la grinta, sempre con la tenacia che avete tutti e con la determinazione, volevo salutarvi e dirvi una frase che voi dicevate ogni mattina, ovvero: è lumi, come mi chiamo. Penso che dalla prima puntata fino alla sesta ho dato modo di far vedere chi è Lumi. Ho sempre scritto quello che pensavo, quello che volevo, nonostante rappassi magari su beat improbabili delle volte, però sono sempre stato me stesso dalla prima volta, e quindi questa cosa mi rende felice. Il fatto di essere messo in discussione, sinceramente ero arrivato al punto che non mi toccava neanche più, perché io sapevo di aver dato il massimo, quindi se erano critiche costruttive cercavo di imparare, se erano critiche per buttarmi giù io non davo peso, ma non per presunzione, ma proprio per il fatto che io sapevo di dare il massimo davvero. Ora mi piacerebbe fare un sacco di cose, e tolgo il mi piacerebbe perché farò un sacco di cose, quindi sicuramente lavorerò subito al disco, singoli nuovi, video, sono veramente gasato, più di prima. Il fatto che Fedez si sia ricreduto era già per me una rivincita, perché comunque non l'avrei mai detto neanch'io. Come ho detto dall'inizio, i Soul System saranno sul podio, sicuro come loro. E come ho già detto, anche Rochelle, perché secondo me sono due che hanno veramente una grande possibilità di vincere, o comunque di arrivare in finale. Ciao ragazzi, sono Lumi. Un saluto a tutta la gente che mi ha supportato sin dal primo live, grazie mille del mega supporto, l'ho sentito proprio il vostro calore anche durante i live. Mi raccomando, continuate a seguire xfactor.sky.it. Bella rigaz, brrrra, e lo sapete già, è Lumi.